Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti nell'ennesimo video refill. Allora, qui sto andando a fare giustamente un refill e uso la mia punta media per andare ad abbassare il vecchio prodotto. E questa è quella mia famosa amica, ormai se mi seguite da un po' avrete imparato a conoscere anche le mani delle mie amiche. E vuole le unghie abbastanza con forma ballerina, abbastanza strette il più possibile, ma non troppo lunghe, il che, come dico sempre, è un po' impossibile perché appunto una ballerina molto stretta e non troppo lunga diventa una cosa poco armoniosa, secondo me. Comunque, appunto, sto andando ad abbassare e con la stessa punta comincio a stringermi un po' i laterali e a togliere un pochino di lunghezza. Poi, come sempre, preparo l'unghia naturale con il sanding bands, il, come lo vogliamo chiamare, rotolino di cartone, di carta abrasiva. E come vedete dal video si può vedere che sta andando lento perché si vede insomma, si vede dal video che va lento. E quindi ho pulito le unghie dalla polvere con il cleaner deidratante che mi funziona anche da nail prep perché è deidratante a base di alcol isopropilico. E senza andare a mettere neanche primer, vado direttamente con la base, quella di Madame Glam, la base So Coff. In questo pollice sto andando a ricostruire e se vedete l'unghia un po' strana è perché lei ogni tanto soffre di psoriasi a questa unghietta. E quindi si comincia un pochino a sollevare dal letto ungueale l'unghia e quando succede questo noi la lasciamo stare. Cioè lei si mette le sue cure, si mette anche l'olio di neem ultimamente che le ho dato io e niente, praticamente il problema non è aumentato, si è fermato e allora sono andata a togliere quel pezzo di unghia che dal bordo libero cominciava a staccarsi, l'abbiamo tagliata il più possibile e mi sembra che un paio di volte siamo state senza ricostruire lasciando libera quest'unghia e invece adesso poi abbiamo deciso di ricostruirla. Come vedete sto utilizzando una nail form di quelle forma stiletto, di quelle per fare lo stiletto e perché mi trovo molto bene per fare la ballerina. Sto andando a creare nel primo passaggio che faccio, creo il bordo libero e andrò in lampada. Ho fatto anche i tagli laterali così la cartina risulterà più stretta. Una volta uscita dalla lampada, faccio il secondo passaggio e sto andando a mettere in questo caso adesso un cover e vi faccio notare come andrò a mettere più prodotto nel punto di stress, che è proprio il punto dove, appunto, punto di stress dove l'unghia subisce più sollecitazione. Quindi vedete qui dove sto andando a mettere più prodotto in questo momento e va di nuovo in lampada. Nel frattempo che va in lampada, sull'altra mano voglio andare a ricreare un pochino il laterale che con le varie limature, diciamo che anche lei soffre un pochino di questo fatto che i laterali non le crescono molto e quindi di volta in volta, specialmente poi con la ballerina, ci andiamo a mangiare, può capitare, ci andiamo a mangiare sempre di più i laterali. E allora con quel gel trasparente sto andando a ricreare un pochino di bordo libero. Adesso qui faccio un'altra passata con il cover e continuo a strutturare la mia unghia, quindi mettendo più prodotto e andrò di nuovo in lampada. E di nuovo l'anulare dell'altra mano uscita dalla lampada, vado ad aggiungere ancora un pochino di questo gel trasparente che come vedete non è di quelli molto autolivellanti morbidi perché rimane abbastanza fermo, però ho dovuto farlo in due passaggi, quindi vedete si vede proprio il trasparente e sono andata anche sulla pelle perché inevitabilmente se non lo mettevo lì mi veniva uno scalino. E quindi dopo in limatura aggiusterò tutta la questione.
E finalmente l'ultimo passaggio su questo pollice che praticamente ho fatto tutti questi passaggi perché sto utilizzando questo gel che non è troppo denso. Con un gel più denso probabilmente sicuramente in due passaggi avrei finito tutto quanto, ma insomma mi andava bene così in questo momento. Allora, adesso scusate, mi occuperò delle altre unghie. E sempre per il motivo di cui sopra, che il gel è abbastanza morbido, praticamente sono andata a fare una passata a smalto di gel e sono andata in lampada. E poi adesso due unghie per volta invece mi vado a riposizionare il prodotto in quantità maggiore dove mi serve e quindi faccio due unghie per volta e non quattro perché appunto lui se comincio dal mignolo, arrivato all'anulare, il mignolo si è già un po' spatapasciato e quindi lo faccio due unghie per volta. E qui adesso vi faccio vedere come quell'anulare dove ho riaggiunto il gel nel laterale, sto andando a coprire tutto quanto con il cover. Quindi adesso le altre due unghie della prima mano, chiamiamola così, e come vi dico sempre, la maggior parte del prodotto che metto in fase di refill è verso il girocuticole, arrivo a circa metà unghia e poi comincio a tirarlo verso la punta, perché da metà unghia alla punta ho ancora abbastanza quantità di prodotto del vecchio lavoro e quindi ho già prodotto sotto. Adesso qui sto andando a limare questa unghia con il laterale mancante e cercando sempre di stringere il più possibile per avere una ballerina. Poi con la mia punta extra fine, in questo caso con la punta di sicurezza, vado a limare tutta la struttura, a togliere l'eccesso di prodotto. In questo video c'è poca limatura perché, strano da me, è molto strano, ho fatto delle unghie un po' più particolari questa volta, anche una nail art fiorellino come avete visto comunque nell'immagine di anteprima, e allora mi sono focalizzata un po' più sulla nail art piuttosto che nella struttura, tanto la struttura la vedete sempre in tutti i video. Adesso sto andando ad utilizzare questo gel magnetico di UR Sugar, che è quel fantastico blu che mi pare sia lo 03, eventualmente vi lascio il link qua sotto, ed è bellissimo questo blu, veramente è spettacolare. Come vedete non ho bisogno di mettere un gel scuro sotto perché lui fa tutto da solo. Un limite, una cosa che non mi piace di questo prodotto è il pennellino. Il pennellino di questo, non so se è uscito male questo, perché gli altri non sono poi così malaccio, quelli dell'altra, ho tantissimi altri magnetici di UR Sugar, ma questo in particolare è un po' largo, un po' aperto, non lo so, insomma non mi piace molto, infatti tendo a sbavare parecchio. E poi vado appunto faccio il primo passaggio e metto la calamita e faccio tutti questi bravi disegnini. Adesso qui in quest'unghia intanto mi vado a pulire appunto la sbavatura che ho fatto e poi ho voluto provare a farlo con la calamita dritta, cioè quella normale. E come vedete a un certo punto praticamente il magnete sparisce perché è sparito. Allora non facciamo altro che andiamo con il pennellino a ripassare sopra e tutto ritorna come prima. Ecco, insomma, se vi capita che vi sparisce il disegno, lo ristendete e tutto ritorna come prima. E poi vado a fare la seconda passata, quindi faccio la stessa cosa, metto il gel e poi vado con la calamita. E nella seconda passata questo gel è ovviamente ancora più bello perché rimane blu, rimane proprio un bel blu profondo. Guardate, adesso ecco, vedi come il blu proprio si intensifica tantissimo.
e la strisciata dell'occhio di gatto è veramente molto potente. Mi piace moltissimo, questo veramente è stato proprio un bell'acquisto. Allora, praticamente queste tre unghie sono andata a sigillarle perché sono finite così e per evitare i vari peli e cose, eccetera, ho voluto chiuderle subito. Nell'anulare, ci abbiamo pensato dopo, abbiamo fatto una passata sempre dello stesso smalto di prima, ma senza mettere la calamita perché mi serviva solamente come base. Quindi senza mettere la calamita, ha polimerizzato e poi sono andata a chiuderlo con questo sigillante senza dispersione. Nei medi, nei tutti e due i diti medi, sono andata a coprire con il bianco. Ho fatto una passata di questo gel bianco e poi ho fatto la seconda con un semipermanente che era un po' più morbido. Non lo so, mi è piaciuto fare anche la seconda passata con il semipermanente perché rimaneva meno bianco gesso, anche se questo è il mio bianco per eccellenza. Vado a pulire dove sono andata fuori e quindi va in lampada. Ed eccolo qua, faccio la seconda passata con questo semipermanente bianco che al momento non mi ricordo neanche qual è. E poi andrà in lampada. Ora sto utilizzando un gel colla, questo che vedete in questo momento, e subito sto andando con il sigillante sopra il gel colla, in modo che quando esce dalla lampada è già tutto chiuso, non devo mettere sigillanti, è già finito così. Quindi sto andando a mettere queste pietrine che non sono Swarovski originali, sono finti. E vado a mettere questi blu con altre pietrine sempre di tipo Swarovski, però quelli bianchi. E quindi va in lampada e dopo non devo fare altro solamente che togliere la dispersione del sigillante. Ed eccomi qua, qui mi sono data la nail art, cosa che mi vedete praticamente fare mai, perché come dico sempre io non sono una grande, non ho tutta questa manualità per le nail art, ma questa è veramente molto facile. Quindi con un pennellino dalla punta molto sottile vado a disegnare questo fiorellino a 5 petali, dove me ne entrano 5, altrimenti dove non entrano ne faccio 3, anche 2. E vado a disegnare questi petali con il gel bianco di prima che vi facevo vedere e questa è la mia semplice nail art. Questi fiorellini sono molto semplici, vi ripeto, insomma, se ci riesco io ci può riuscire chiunque perché io non ho la pazienza non sono paziente, lo ammetto, è un mio limite. Ogni tanto esco dall'inquadratura, ma mi devo girare il dito per stare comoda. E qui la particolarità di questo disegno è che praticamente prima di andare in lampada vado a spolverare della polvere acrilica per fare questo effetto che si chiama, mi pare, velluto. Quindi prendo della polvere acrilica, questa è bianca ma anche trasparente, va benissimo, e vado a gettare sull'unghia la polvere acrilica, poi vado a togliere l'eccesso e andrà in lampada. E qui vi ho lasciato anche l'altro, insomma, l'altro dito dove faccio questa nail art anche sull'altra mano. E qui praticamente mi sono usciti fuori, ho posizionato i fiori in un'altra maniera e mi sono venuti meno fiori. Quindi va bene, ma insomma nel complesso non si nota molto questa differenza. Mi è piaciuta talmente tanto questa nail art che me la sono fatta anche su di me. Ho fatto anche un piccolo video mentre mi facevo questa cosa, adesso vediamo se ne vale la pena di editare quel video. Non ho ancora guardato le clip se è venuto bene oppure no. Comunque, ripeto, mi piace tanto tanto sto fiorellino.
Anche qui la polvere acrilica fa questo effetto velluto perché non è come il glitter che è più spesso, la polvere acrilica è sottilissima e quindi viene un effetto veramente carino. E quindi anche qui va in lampada, stavolta con un pennello morbido, non con lo spazzolino, quello che pulisco la polvere, ma con un pennello morbido vado a togliere l'eccesso di polvere acrilica che non ha aderito. Ed ecco qua, è carino l'effetto che sotto si vede lucido e invece sopra è opaco. E questo, ragazzi, è il risultato finale. Spero che vi piaccia questo lavoro. A me è piaciuto parecchio, anche se secondo me, come dicevo con la mia amica, non è molto primavera-estate questo colore, lo trovo un po' più invernale, però comunque mi è piaciuto tantissimo. Spero che possa esservi magari di spunto. Quindi vi chiedo il solito like se ti è piaciuto il video, un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!